Una campagna condizionata dalla violenza e dalla paura. È il giudizio espresso dall'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa sulle elezioni in Turchia. Un giudizio condiviso dagli Stati Uniti. Secondo la Casa Bianca, la campagna di pressione sui media d'opposizione da parte del governo del presidente Recep Tayyip Erdogan è stata cruciale. Sfortunatamente siamo giunti alla conclusione che questa campagna elettorale si è svolta in modo non equilibrato ed è stata caratterizzata da troppe violenze, da troppa paura, e la paura è nemica della democrazia, è nemica della libertà di scelta, ha detto il capo della missione dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE in Turchia, Andreas Gross. Per l'Europa le critiche espresse nei confronti di un voto pesantemente influenzato dall'attentato del 10 ottobre e dal conflitto con i curdi sono il presupposto per constatare che la collaborazione con Ankara non può che continuare. Dal canto suo, Washington ha deplorato la campagna di repressione nei confronti di giornalisti e mezzi di comunicazione condotta dall'HPP a ridosso del voto.